dare conferma che sentite. Accertati alle ore del giorno 14 marzo 19.45, considerando il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, nonché la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere metropolitano in ciascuna lista, sono proclamati eletti consiglieri metropolitani di Napoli. Per la lista numero 1, avente il contrassegno Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, alla quale spettano seggi numero 1, il signor Nocerino Giuseppe, con cifra ponderata individuale di 1.743. Per la lista numero 2, avente il contrassegno Forza Italia, alla quale spettano seggi numero 2, il signor Perviccia Massimo, cifra ponderata individuale di 1.536, e Guanci Salvatore, 1.726. Per la lista numero 3, avente il contrassegno Progressisti Riformisti per Napoli Metropolitana, alla quale spettano seggi numero 7, i signori Cirillo Giuseppe, cifra ponderata individuale 3.703, Losatio Carmine, 2.944. Sabino Antonio, 2.658. Bencivenga Giuseppe, 2.535. Del Prete Marco Antonio, 2.509. Borrelli Luciano, 2.434. Tito Giuseppe, 2.229. Per la lista numero 5, avente il contrassegno Grande Napoli, alla quale spettano seggi numero 1, il signor Grimaldi Luigi, cifra ponderata individuale 1.961. Per la lista numero 6, avente il contrassegno Napoli Metropolitana, alla quale spettano seggi numero 7, i signori Gaudioso Dionigi, 3.520, a Bagnale Italia, 3.235, Colella Sergio, 2.745, Caiazzo Antonio, 2.710, Sorrentino Felice, 2.611, Sommese Giuseppe, 1.971, Andreozzi Rosario, 1.864. Per la lista numero 7, avente il contrassegno Progresso e Legalità con Catello Maresca, alla quale spettano sempre il numero 1, il signor Cirillo Vincenzo, cifra ponderata individuale 1.725. Per la lista numero 9, avente il contrassegno Lega con Salvini, alla quale spettano seggi numero 1, il signor Esposito Alaia Domenico, cifra ponderata individuale 2.033. Per la lista numero 10, avente il contrassegno di Territorio Nazione, alla quale spettano seggi numero 1, il signor Magazzo Domenico, cifra ponderata individuale 1.977. Per la lista numero 11, avente il contrassegno Territorio in Movimento, alla quale spettano seggi numero 3, i signori Cioffi Salvatore, cifra ponderale individuale 4.805, Flocco Salvatore, 3.019, Pezzella Salvatore, 666. Allora un ringraziamento in primo luogo alla dottoressa Costa e tutto l'ufficio elettorale, tutto lo staff della città metropolitana che hanno lavorato con grande professionalità consentendo questo esercizio molto bello di democrazia. Un ringraziamento a tutti i candidati che hanno consentito di realizzare una bellissima competizione e le mie felicitazioni agli eletti che insieme cominciamo una bella avventura per valorizzare quest'ente e soprattutto per dare una risposta ai territori che tutti noi rappresentiamo. I cittadini dell'area metropolitana si aspettano molto da noi e io sono convinto che saremo in grado di dare una bella risposta. C'è la mia grande disponibilità, conosco tutti voi e so bene che insieme potremo fare molto bene. Grazie e un buon lavoro a tutti e insomma adesso festeggiamo un giorno, quello che ci mettiamo a fare.
momento di molto bello di democrazia, c'è stata una grandissima partecipazione, una squadra molto forte di eletti. Credo che faremo molto bene per amministrare la città metropolitana, che è una realtà importante, che può dare tante risposte ai cittadini, un lavoro importante da mettere in campo. Ce la metteremo tutta per fare in modo che la città metropolitana possa veramente decollare, come nell'aspettativa di tutti. Su 24 consiglieri, 9 sono sindaci. Questo è un ottimo risultato. I sindaci sono espressione diretta dei cittadini al massimo livello, quindi è l'occasione veramente per una partecipazione, per un nuovo protagonismo dei sindaci nella città metropolitana, ma anche coloro che non sono stati eletti, quindi che non sono nel consiglio, sicuramente avranno grande ascolto, perché i sindaci sono alla base della città metropolitana.